Noi abbiamo ritenuto che comunque, soprattutto in questo momento così difficile che stiamo vivendo all'insegna di tutte le emergenze sanitarie che ci ha devastato, comunque creare una situazione statica con tutti i protocolli di sicurezza dovuti fosse importante, comunque poter alleggerire anche la tensione delle persone che in questo momento, insomma, ognuno di noi non se la passa bene per mille motivi, la situazione è pesante. Per cui secondo me la musica è la cosa che riesce a alleggerirci in questo senso e ci può dare un attimo di sollievo. Per cui ho ritenuto che in questo momento particolare potesse essere così, tant'è che abbiamo organizzato queste due serate limited edition proprio all'insegna della beneficenza, e parte del devoluto verrà donato alla Fondazione di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo proprio per l'emergenza Covid. Come del resto quello che succede questa sera con il concerto spettacolare di Lenny Zakatek, Voice of Alan Parsons Project, la prima voce di Alan Parsons Project per i primi 10 anni che è stata fondata, e ospite d'eccezione con Stuart Elliott, che è il batterista appunto degli Alan Parsons, dove ripercorranno questa grandissima enciclopedia musicale all'insegna della staticità. Sicuramente la Disco Music non può fare a meno di Gabice. Quest'anno è un'edizione limitata, quindi un limited edition un po' particolare, due serate. Ci siamo dovuti anche spostare come location, perché è una manifestazione che solitamente per 5 anni consecutivi abbiamo fatto su a Gabice Monte, ma quest'anno per le regole Covid abbiamo deciso di spostarla qui a Gabice Mare, che comunque in piazza si presenta anche molto bene. È un'edizione, come dicevo, limitata, con degli ospiti comunque molto importanti.